Che clima c'è a livello politico a Barcellona Pozzo di Gotto? Brutto, un clima sicuramente non piacevole, un clima che dovrebbe a mio avviso condurre chi in questo momento governa la città a fermarsi un attimo, a riflettere e a valutare seriamente, concretamente di fare un passo indietro. Lei ha fatto una proposta del tutto particolare, anche molto, molto giusta: se bisogna controllare, controlliamo tutti. Sì, nei giorni scorsi ho fatto appello al buon senso e agganciandomi a una proposta di un altro gruppo politico, un gruppo politico ieri di maggioranza, oggi di opposizione in seno al Consiglio Comunale, ho chiesto che i controlli relativi al pagamento dei tributi non vengano effettuati con riferimento a singole persone. Nel caso specifico era stata avanzata una richiesta di verifica con riferimento a un amministratore, ma ritenendo di aver compreso le ragioni sottese a quella richiesta, quindi ragioni connesse all'attuazione di un principio di legalità e di trasparenza, ritengo doveroso che gli amministratori, che sono i primi a dover rappresentare per i cittadini un esempio concreto di buona condotta, vengano sottoposti a verifiche tutti. E quindi ho chiesto semplicemente con il mio appello al sindaco che le eventuali verifiche non riguardino l'amministratore Tizio piuttosto che Caio, ma riguardino il sindaco, tutti gli assessori e tutti i consiglieri comunali, me per prima. Che cosa dicono i cittadini di questa situazione? I cittadini sono scontenti, perché basta fare un giro per la città e a me non mi succede continuamente di raccogliere lamentele, richieste rispetto alle quali è difficile rispondere. I cittadini lamentano servizi che non funzionano, che funzionano male, lamentano in realtà più che servizi che funzionano male, veri e propri disservizi, chiedono aiuto, e quello che si sentono rispondere costantemente è che il momento è difficile. Per carità, è vero che il momento sia difficile, che il comune non ha soldi e che quindi è difficile riscontrare le loro istanze, ma in realtà al di là della difficoltà del momento, perché sicuramente il momento è difficile, di base c'è sicuramente una politica che a Barcellona Pozzo di Gotto negli ultimi tempi è stata poco lungimirante, che non ha prospettiva e che ha portato la città a vivere una fase di un momento di disagio profondissimo.